Bentornati all'appuntamento con Mi fido di te. Oggi parliamo della rabbia, una malattia pericolosa per gli animali, ma anche per l'uomo, vero dottore? Certo, è una malattia estremamente grave, una malattia data da un agente eziologico che è un virus e può interessare tutti i mammiferi, dal cane, gatto, furetto, eccetera, ma soprattutto può interessare anche l'uomo, quindi si tratta di una zoonosi. Come ci accorgiamo se il nostro cane, insomma, ha la rabbia? Allora, la rabbia, ci sono diverse manifestazioni per quanto riguarda proprio dal punto di vista clinico. La rabbia viene trasmessa tramite il morso, tramite la saliva, che poi porta il virus ad entrare nell'organismo e tramite la circolazione raggiunge i suoi posti di predilezione, che sono la maggior parte che è il sistema nervoso. Da lì raggiunge anche le ghiandole salivari e con la saliva può essere trasmessa alle persone o agli altri animali. Ma i sintomi quali sono? Allora, come dice la parola stessa, la rabbia è una manifestazione anche estremamente visibile che è data proprio da questa estrema situazione di nervosismo che si esplica con il soggetto che non è più razionale e può portare a essere pericoloso tramite morsi o aggressività eccessive. Quindi bisogna fare anche molta attenzione se abbiamo un cagnolino magari che ha questa malattia e ne abbiamo magari anche altri cagnolini, gatti a casa, magari quando si beve le ciotole, mi viene da pensare questo, oppure non, in Sì, questo modo non è la trasmissibile. cosa molto importante da dire è che fortunatamente in Italia non abbiamo questa malattia. La vaccinazione quindi in Italia, essendo un paese indenne, non è obbligatoria, ma se si va all'estero, assolutamente sì. Quindi bisogna assolutamente vaccinare il nostro amico a quattro zampe prima di partire magari per una vacanza. Sì, assolutamente, viene fatto sempre tramite una punturina di un vaccino che è molto, molto innocuo per quanto riguarda il soggetto e ci dà una garanzia di protezione. Se un cane con la rabbia dovesse mordere magari un essere umano, cosa succede? E poi qual è la prassi da applicare? Certo, c'è una prassi in quanto la persona che si reca poi al pronto soccorso, all'ospedale, deve denunciare il fatto e poi le autorità competenti prenderanno atto di questo e devono sorvegliare il cane, in quanto il cane può mordere senza sintomi perché ce l'ha questo virus in sé, lui non mostra la malattia, però c'è un periodo di tempo di incubazione che poi può mostrare tutti i sintomi relativi alla rabbia, che sono una decina di giorni. Quindi il cane deve essere sotto Sotto osservazione per una osservazione. decina di giorni. È importante dire che in Italia si può tenere il cane in osservazione nella sede del padrone stesso, cioè in casa del proprietario, e non portarlo in altre sedi, in sedi che poi non sono quelli di casa propria, proprio. Dottore, ci diceva che è una malattia trasmissibile all'uomo, ma anche ad altri animali. A quel punto cosa si fa? E soprattutto è curabile? Allora, la cosa estremamente importante, la malattia quando presenta i sintomi non è più curabile. Ecco Ma perché è quindi porta alla importante. morte. Certo, questo è estremamente grave nell'uomo. Ricordiamo che ci sono tanti decessi nel mondo per la rabbia, soprattutto in zone come per esempio l'Africa oppure i paesi asiatici. E molte persone incorrono a questa bruttissima malattia in quanto non si accorgono della pericolosità del cane e vanno lì ad accarezzarlo oppure a farsi leccare, perché in quel momento l'animale non mostra i sintomi della rabbia, però ce l'ha questo parassita che poi verrà trasmesso alle persone. Quindi è estremamente importante persone che si recano in paesi esteri di non avere un approccio di Troppo particolare stretto, magari, se di non si confidenza se non conosce. si conosce il cane o il soggetto o il gatto, eccetera. Grazie, dottore, per i suoi preziosi consigli. Ci vediamo alla prossima puntata.